12ª edizione del PIDA con l'architetto Vania Ferrandino, un'edizione che punta a guardare su come ridisegnare le città del futuro. Questo è un po' il tema dell'incontro di quest'anno. Noi in quanto associazione cerchiamo sempre di dare nuovi stimoli, ad aprire la mente verso le nuove prospettive del nostro futuro, quindi quello breve, quello più vicino è la città europea del nostro futuro. Abbiamo cercato di creare un evento che possa sempre attirare tanti professionisti, ma anche le persone comuni che possono essere attirati dal tema, perché come noi cittadini noi viviamo la città e la città è lo spazio in cui noi ci muoviamo. E ringraziamo tutti quelli che hanno aderito a questo evento, a parte le grandi rappresentanze, perché abbiamo i presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, nonché anche sto qui a ringraziare anche il sindaco di Forio che ci ha ospitato nel magnifico chiostro che è stato restituito alla comunità, l'onorevole Legnini che è sempre presente con noi alle nostre manifestazioni, e poi ci sono tanti nomi importanti fino ad arrivare poi a quella che sarà l'archistar che è tutt'altro attesa, Benedetta Tagliabue, architetto di fama internazionale, che noi siamo ben lieti di ospitare qui ad Ischia, anche per far conoscere poi quello che è il nostro territorio, ma anche altri nomi. Casomai invito tutti a leggere il programma, perché è un programma che veramente merita, sono 3 giorni veramente ricchi, e noi con i nostri sforzi cerchiamo sempre di creare cose avvincenti che possano stimolare il pensiero. È bello ospitare questo tipo di evento ad Ischia, e la presenza del commissario Legnini mi fa venire in mente che in realtà anche in certo qual modo Casa Micciola sta pensando di ridisegnare il suo futuro, e lo ha fatto affidando la ripianificazione del territorio ad un grande architetto come Massimiliano Fuxas. Sì, però noi partiamo da prima, noi appena successe diciamo la grande tragedia a Casa Micciola, una delle prime, noi già ci siamo mossi con il Protopa a Maio, dedicammo un'edizione completamente a Casa Micciola, e siamo lieti di avere il professore Imperatori, il professore del Politecnico di Milano, che ha dedicato tanto lavoro sulla ricostruzione, ha stimolato i ragazzi del Politecnico a ripensare Casa Micciola, soprattutto in quella parte che è stata diciamo offesa da tutte queste tragedie, e facendo anche tante tesi che sono state poi anche mostrate sia al sindaco di Casa Micciola che all'onorevole Legnini, che in prima persona si sta occupando di questa cosa. Quindi noi speriamo sempre che questo lavoro che abbiamo fatto già anni addietro possa essere poi una base su cui poter ragionare, perché ci sono un sacco di giovani architetti che hanno ripensato Casa Micciola senza stravolgerla neanche troppo dalla sua identità.